Buonasera a tutti e bentornati su Antenna 2 TV per una nuova puntata di 20.000 giri. Saluto subito i nostri ospiti in studio. Buonasera Mario Zucchelli. Buonasera, buonasera Marco Iori. Buonasera. E con cui questa sera commenteremo insieme il Gran Premio che si è disputato ieri in Russia. Ma prima, come sempre, con l'ausilio della grafica, andiamo anche a vedere qual è la situazione del mondiale piloti. In prima posizione abbiamo Hamilton a quota 205 punti, Bottas è secondo con 161 punti, Verstappen 128, Norris 65, Albon 64 e Stroll 57. Sempre con l'ausilio della grafica vediamo anche quale è la classifica del mondiale costruttori. Prima ovviamente Mercedes con 366 punti, davanti a Red Bull 192, McLaren 106, Racing Point 104, Renault 99 e Ferrari 74. Rientriamo in studio, cominciamo a parlare di questo Gran Premio. Cominciamo proprio dalla Ferrari, Marco. Possiamo dire un sesto posto più che dignitoso per quanto riguarda Leclerc, ma per quanto riguarda Vettel, possiamo forse dire che ormai corre da ex ferrarista, visti gli scarsi risultati? Allora, c'è è consolante solo il fatto che almeno Binotto dice che sono stati anche Leclerc dei passi avanti, però una cosa minima, però è speranzosa, nel senso che hanno apportato alcune modifiche che serviranno come, cioè in effetti stanno provando delle cose, quelle che hanno portato qui sembrano buone, quindi è un buon segno rispetto al futuro, alla prossima gara, eccetera. Però chiaramente non è bello sentire dire che la Ferrari è contenta di aver fatto il sesto posto. Vettel, non credo che, sì, sicuramente è un tipo abbastanza influenzabile, almeno. Non credo che sia rancoroso neanche, però non se la sente. Poi sai quella situazione che cerchi di dare di più, però quel di più è sempre peggio. Cioè, non ti va bene, non te ne va bene una. Ieri è andata ancora bene che c'è stato, che è uscito Stroll, mi sembra, no. Sainz, quando è uscito Sainz, è rientrato in pista e l'ha schivato per un pelo, cosa che non gli era successa già all'ultimo Gran Premio. Non Possiamo forse credo. continuare a parlare di questo mancato feeling con la macchina. Ieri ha Sì. lamentato ulteriormente ancora tutti i problemi col posteriore, probabilmente Ma ormai. chiaramente non sente la macchina, probabilmente lui è un tipo, cioè, è il classico pilota che sfrutta la macchina che va bene, è un Bottas o anche altri piloti, ma cioè, non è capace di sopperire, e l'ha dimostrato quando aveva effettivamente la macchina superiore, lì è andato in tilt anche quel caso lì, perché scusate, il mondiale 3 anni fa, come è stato, l'ha perso lui, non l'ha perso la macchina, quindi certo, adesso sento voci che dicono che all'ultimo che ho sentito che va alla Aston Martin per 1,5 milioni. Quella lì proprio, credo che sia proprio una fake, perché si parlava di 6,5 milioni, perché per 1,5 milioni credo che No, uno ma anche come perché Vettel da un nome 30, come Vettel, esatto. si va a prendere, a fare Noccioline, servire, dai, noccioline. quello mi sembra assurdo, quindi Vettel ormai chiaramente quel punto di quel momento qui è fuori, cioè non c'è più, non sento la Però macchina, cioè. comunque possiamo tracciare un buon bilancio per quanto riguarda la prova di ieri di Leclerc. Sì, sicuramente Leclerc ha dato tanto, dopo anche la macchina ha risposto un po' di più, ha avuto sensazioni migliori, in prova no, perché in prova è Sì, stata disastro, sì. una cosa incredibile. Di fatto era a 2 secondi, era 1,9, è uscito dalle prove con 1,9. Vabbè, invece la gara è cominciato abbastanza tranquillo, cioè tranquillo, spingeva, ma la macchina rispondeva, poi man mano che andava avanti, probabilmente alleggerendosi. Così ha cominciato a migliorare, è andato su buoni tempi, ha girato bene. Sesto posto strameritato, però di più, sì, poteva esserci, se avesse. Forse il cambio gomme, ha rimesso le dure con un giro in ritardo,
forse magari provando, rischiando a quel punto lì poteva anche rischiare la morbida, la soft, vabbè, rischiavi. Più di lì, però lo dico come posizioni, più di lì. Ricciardo poteva passarlo. Passarlo, sì, sì. Ammesso che poi però Ricciardo avrebbe potuto risuperarlo, perché attualmente la Renault è superiore, purtroppo. Sì, sicuramente, però è anche una prova della macchina. Visto, eri in una situazione da punti, dei punti non si muoveva perché aveva un bel vantaggio, potevano rischiare anche tetto qualcosa. Cioè, visto che più che una gara per loro sono delle prove certo, prolungate, sì. E basta. In ottica anche della prossima stagione, esatto, di cose dove si può intervenire, dove effettivamente c'è un margine di miglioramento o dove ahimè proprio la macchina non risponde. Perché si lavora, se adesso dice, stanno lavorando un po' tutti per il 2022, però anche il 2021 si corre. Assolutamente. Quindi dobbiamo portarci qualcosa di un po' più concreto. Ecco. Per me è un allenamento. Ok, è va un bene. Rischio si poteva fare. Va bene, dai, però per il momento, diciamo così, prendiamo positivamente questo sesto posto. Quello sicuramente. Ok, allora adesso dalla Ferrari passiamo ora alla Mercedes, o meglio, parliamo di Hamilton. C'è stata la doppia penalità per queste ripartenze da parte del pilota di casa Mercedes, e il pilota, il caro Hamilton, si è anche permesso di criticare l'intervento dei commissari, Mario. Probabilmente cioè, è già un po' di tempo probabilmente che si sente un semidio. Prima stavamo parlando con Barco e mi ha detto no, devi cancellare il semidio. Ecco, in effetti, anzi, penso che dovrebbe fare abbastanza silenzio Hamilton, perché comunque in ogni caso sono 3 o 4 anni che, e questo ne abbiamo parlato anche nelle trasmissioni negli anni scorsi, che avevo detto facendo delle battute dicendo ma mi sembra che Hamilton, quando c'è da penalizzarlo, sembra che i commissari non lo vedano in pista. Mi sembra abbastanza strano. Sì, ne abbiamo parlato più volte. Vince i mondiali, vince i Gran Premi, vuol dire che c'è in pista questo signor Hamilton. C'è. Pertanto che non lo si veda, infatti, ripeto, è stato graziato, voglio usare proprio questo aggettivo, è stato graziato più volte. E ho detto anche in trasmissione radiofonica nel pagellone di questa mattina, ho detto che i commissari più volte hanno chiuso non solo un occhio ma 2 occhi. Tornando comunque a ieri, nella piazzola dove lui ha fatto questa ripartenza, in effetti era una zona che era vietata per quel tipo di operazione. La prima volta ci poteva stare, la seconda è un errore dello strategy man del team, che ovviamente doveva avvisare Lewis Hamilton che in quell'area era vietato. Sì, c'erano, non si poteva, altre zone, esatto, ecco, esatto, che sono, erano che sono altre stabilite. Le zone del circuito adibite alla ripartenza che abbiamo, esatto, visto fare per le prove delle ripartenze. Pertanto il regolamento, il 7.2, 4, 8 e 12 parla abbastanza chiaro. Per fare questo tipo di ripartenze, è vero Marco, ci sono delle aree che sono predisposte durante sul circuito. Fanno il briefing il giovedì, fanno il briefing dove specificano tutte le cose, che il rispetto delle regole, tra queste viene segnalata anche l'area dove effettuare questa operazione. Probabilmente l'hanno fatta, non credo, in russo, che il signor Hamilton non capisce, ma la lingua ufficiale è l'inglese, e il signor Limi si è messo in inglese. In effetti non può diciamo, pensare che ci siano delle cose coercitive nei suoi confronti, ci mancherebbe altro. Cioè, voglio dire, i regolamenti ci sono, anzi, voglio dire, ripeto, caro Lewis, i regolamenti ci sono per tutti. Tieni sempre presente che sei a credito, ma molto credito per sto quanto usando i gettoni. Sta usando i gettoni. Sì, 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 ne ha probabilmente. Allora ne ha ancora 2. Ne ha ancora 2? Sì, perché ha 12 punti. Lui ha beccato 10 punti, ha 10 punti penalità sulla patente. Il limite è 12. Se entro l'anno, cioè entro il Gran Premio di Turchia, subisce altre 2 punizioni, perde prima del premio di Gran Premio di Turchia, il Gran Premio di Turchia lo salterebbe. Esatto, perché con esatto, 12 è vero. Punti hai fatto si bene, salta, hai fatto bene Marco a ricordarlo, perché avevo rimosso questo che poi, dettaglio. Che poi magari non succederà, che poi in effetti va a finire che poi non succede mai. Però io parlavo,
però ironicamente intendevo dire che avevo dei gettoni, in quel senso, no, diciamo, avevo dei gettoni che i commissari, prima di chiamare gettoni adesso punti, ma intendevo dire gettoni come credito che i commissari gli hanno sempre fatto passare liscia, ecco, in questi anni che ci sono stati addirittura in 2 o 3 Gran Premi dove andava sanzionato pesantemente perché aveva fatto proprio delle cose. Parlo sempre quello mi ricordo sempre e concludo l'argomento con Hamilton, mi ricordo quello pesantissimo di errore che fece e pericolosissimo nel 2017 Gran Premio di Germania, che entrò nella pit lane, poi decise all'ultimo momento di rientrare in pista, attraversò il prato e sbucò direttamente sul rettilineo di arrivo mentre stavano arrivando le altre in monoposto. Lì c'era addirittura rischio, l'articolo addirittura il 4, il punto 8, punto 9, punto 14 dice che rischi anche la bandiera nera, perché lì altro che un 6 release, un'entrata in sicurezza, ma addirittura qualcosa di molto pesante, e lì non è stato nemmeno visto. Ecco, è questo che dico, da un errore, doveva essere sanzionato pesantemente, addirittura non è stato neanche visto. Ecco, pertanto, Lewis, sei molto a credito per quanto riguarda, pertanto, quando lo ricevi, abbi pazienza, insomma, i regolamenti ci sono per tutti, non devi pensare che qualcuno abbia qualcosa contro di lui, ci mancherebbe altro, però i regolamenti ci sono e se si sbaglia bisogna accettare anche le penalità. Parliamo ora in chiave 2021, Marco. Abbiamo visto una buona Renault in questo campionato, in queste ultime prove soprattutto, e ricordiamo che l'anno prossimo in casa Renault arriva Alonso. Tu come vedi l'insieme? Una bella carta da pelare. Alonso va, 6 rientri, non lo so, ci credo o non ci credo. Alonso lo sappiamo chi è. Era pilota, nessuno lo discute, e certo gli lascia il posto Ricciardo, sarebbe stato più bello insieme a Ricciardo, sarebbe stata una bella guerra, dopo non so se resta Ocon o meno. Comunque ha fatto lui, ha girato un po', Indy, ha fatto i rally, ha fatto i quidi. Il pilota è buono, la macchina sta migliorando parecchio. Però non lo so, per me è un'incognita, chiaramente dopo sarà appunto un bel rospo, perché c'è il suo bel caratterino. Assolutamente. Ecco, avrei voluto vederlo in Mercedes. Alonso rientra in Mercedes, insomma, Non tanto per la Mercedes, per Hamilton. Hamilton in Renault. Assolutamente, come Hamilton compagno Renault, di Hamilton avrei voluto vedere, condivido, avrei voluto vedere anche io l'accoppiata. Mi sarebbe piaciuto, quello darebbe colore a tutto il campionato. Che la coppiata c'era già stata in McLaren. Certo, ricordi. McLaren, sì, quando McLaren, si scannarono, Hamilton, che hanno perso McLaren. il mondiale a favore di Raikkonen. Ci sarebbe stato qualche bella sportellata. Aveva quell'anno lì, ti ricordi che Hamilton l'ha tirato su dentro la macchina, l'ha tirato fuori dalla ghiaia, l'ha rimesso in pista. Sì, quelle robe lì, questo qui non le dice. Sinceri, già allora era già un predestinato in tutti i sensi. Finì nella ghiaia addirittura con la ruspa con la gru, l'hanno ripreso, rimesso in pista per farlo ripartire. Al limite poteva l'ha messo bello dritto, l'ha spinto. Al limite poteva essere rimesso in pista per rientrare i boss, non per rientrare in corsa. In pista, dai. Come regolamento non sei ammesso. Le monoposto non possono essere, una volta che tu sei fuori, come regolamento, i commissari non ti possono rispingere in pista e riprendere la corsa. Esatto, devi rimanere lì. Ma allora c'erano, non era oggi così assolutamente, perché allora se la macchina si trovava magari in una posizione pericolosa, si poteva intervenire spingendo la macchina, non col trattore. Eh no, infatti. Col trattore e oltretutto
Il pilota non deve stare non dentro deve rimanere la macchina. Nell'abitacolo. Lui l'ha lasciato in macchina, perché l'ha rimesso in pista e poteva andare via subito. Lui doveva metterlo fuori dalla macchina, però mettendolo fuori dalla macchina non poteva entrare in pista. Quindi è stata una cosa tremenda, una cavolata tremenda. Infatti l'hanno poi cambiato le regole, eccetera. Oggi come oggi non potrebbero più neanche fare respingerla, perché non può entrare assolutamente quello, in pista. I commissari non possono entrare in pista, salvo come è stato Leclerc, Che hanno dovuto intervenire, se no per il resto. Sì, assolutamente. Niente. Quindi abbiamo anche ripescato curiosi ricordi in questa puntata. Va bene, noi ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco. Di nuovo insieme su Antenna 2 TV, seconda parte di 20.000 giri. Cominciamo subito con l'angolo della tecnica. Il nostro Mario questa sera ci parlerà di come la Ferrari vuole rivedere la struttura della propria scuderia. L'epoca della cosiddetta struttura orizzontale è finita. La Ferrari cambia modello organizzativo, voltando pagina rispetto alle idee di Sergio Marchionne, anche se la rivoluzione per ora è meno profonda e radicale di quella che sarebbe dovuto essere. L'inizio di stagione disastroso imponeva una revisione del metodo di lavoro all'interno della gestione sportiva. Il team Prisma Mattia Binotto l'ha anticipato e da Maranello sono stati annunciati i primi interventi. Ancora Brain cambia il ruolo di Enrico Cardile, che era il capo del Dipartimento di Aerodinamica e Progetto Veicolo, cioè le aree di maggiore criticità della SF1000 del 2020. Sarà responsabile della nuova divisione Sviluppo Performance, che finora non esisteva nella squadra. Si tratta di un macro settore diviso in 4 sottosezioni che includono il lavoro in galleria del vento e la simulazione. Non è previsto il classico chef designer. Cardile si avvarrà dell'aiuto di Rory Brain, 76enne, progettista dell'epoca di Michael Schumacher, rimasto consulente storico del cavallino, nonostante si sia ormai ritirato da tempo. Sì, ancora la Ferrari ritiene che possa dare un contributo importante anche per le monoposto del 2022, quando cambieranno i regolamenti. Dalla divisione, infine, fa parte l'aerodinamico David Sanchez. Abbiamo voluto intervenire sulla struttura organizzativa per rendere più veloce e efficiente il processo di ideazione e sviluppo e della presentazione della vettura, dice Binotto. C'è bisogno di dare una sterzata, identificando in maniera più netta responsabilità e processi, ma ribadendo la fiducia in questi gruppo di tecnici. Soliti nomi, anche le altre figure di riferimento sono le stesse che già c'erano: Enrico Gualtieri, capo del reparto motori Power Unit, Lauren McKee come direttore sportivo responsabile delle attività in pista, Simone Resta occuparsi dell'ingegneria di telaio, quest'ultimo capo progetto veicolo nelle ultime stagioni 2017-2018, in cui la Ferrari è arrivata a giocarsi il titolo iridato contro le Ferce d'Argento, ma ora è rimasto in disparte dopo il ritorno seguito con la parentesi dell'Alfa Romeo. In generale sembra più un lifting che non un intervento in sostanza. Basterà cambiare rotta, niente ribaltoni, ma un'impostazione di lavoro che torna a essere veridicistica. Siamo convinti che il valore delle persone della Ferrari sia di assoluto livello e non abbia nulla di invidiare la concorrenza, aggiunge Binotto. Però dovevamo dare un segnale forte di discontinuità, alzando l'asticella delle responsabilità dai leader di ciascuna area. Significa che da qui in avanti gli uomini di punta della GEA dovranno rispondere direttamente anche di altri fallimenti, se ci saranno, mentre Binotto di fatto continuerà a fungere anche da direttore tecnico, visto che tutti risponderanno a lui. Bene, allora staremo proprio a vedere se questo lifting, come l'abbiamo definito, darà effettivamente qualche frutto per quanto riguarda la struttura di casa Ferrari. A proposito di casa Ferrari, volevo buttare un occhio, Marco, con te al 2021. Stiamo parlando appunto di piloti che arrivano, piloti che se ne vanno. In Ferrari sappiamo che arriverà Sainz e tu l'anno prossimo effettivamente l'accoppiata Leclerc-Sainz, come la vedi? Ma diciamo Sainz teoricamente in questo momento potrebbe essere un po' dubbioso, perché la McLaren sta andando abbastanza, cioè sta andando. Il pilota è buono, ha un'ottima esperienza, Leclerc sarà un buon duello, chiamiamolo, interno. Sai che il primo nemico in pista, cioè il primo avversario in pista è il compagno di squadra. Quindi sarà un bel duello tra loro due.
senza più esperienza, Leclerc credo che abbia più bravo, senza un po' meno, però ha una buona esperienza. E tutto poi dipenderà dalla macchina. E Sainz può sentire la macchina, può aiutare, cosa che appunto in questo momento Vettel non sta facendo con la Ferrari, sia per non sue capacità, perché Vettel non è uno che prepara la macchina, cioè ti porta avanti la macchina, lui vuole la macchina pronta e lo sta dimostrando in questo momento qui. Vettel invece, cioè Leclerc, è uno che può portare qualcosa, e Sainz forse ancora qualcosa di più perché ha un po' più di esperienza in più. Come persone che sono tutte e due buone, credo corrette, ecco, due persone corrette, penso che faccia bene alla Ferrari, nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, a mio parere. Bene, dai, staremo a vedere. Anche io sono curiosa di vedere l'accoppiata Leclerc-Sainz, lo ammetto. Parlando invece di piloti che se ne vanno, Mario, Vettel, lo sappiamo benissimo che l'anno prossimo approderà in Aston Martin. E tu, questo binomio, come lo vedi? Appunto, sarà la famosa ex Racing Point del miliardario inglese Lawrence Stroll. Vediamo un po'. La Racing Point, probabilmente... Cioè, voglio dire, sulle ceneri di questo monoposto sarà probabilmente questo il monoposto. Tant'è che anche loro, ovviamente, come tutti gli altri team, non si potrà fare dei grandi interventi per quanto riguarda l'aerodinamica, perché ci saranno solo alcuni token da giocarsi per quanto riguarda, ripeto, l'aerodinamica. Pertanto la monoposto sarà quella, verrà ribrandizzata col nome Aston Martin, pertanto ci sarà un po', diciamo, da capire. La coppia sarà Lawrence Stroll e Sebastian Vettel. Ovviamente lui ha voluto rimettersi in gioco e vedremo le qualità. Qui, purtroppo, in Ferrari, nelle ultime due stagioni, lui ha perso molto della verve di quel quattro volte campione del mondo, che ovviamente si era fregiato e aveva le mostrine di queste quattro volte campione del mondo. Ultimamente, anche quest'anno, sta soffrendo molto la macchina. Sappiamo che Vettel guida molto le monoposto che con il posteriore. Leclerc all'opposto, preferisce una monoposto più reattiva all'anteriore. Ovviamente Vettel soffre, ecco, questa monoposto che non gli sente la sicurezza di questo posteriore piuttosto fermo, mentre invece Leclerc lo ama di più. Lì sono proprio scuole di pensiero, non è che si nasce un pilota cosa, si prende molto da quello che sono proprio la scuola kart. E di lì inizi. Sì, ci si forma. C'è chi magari preferisce guidare il kart con una chi entra più diretto con l'anteriore, e chi invece cerca magari di fare un po' più lavorare, diciamo, col posteriore. E lì sono delle caratteristiche dei piloti, insomma, ecco, si nasce come un calciatore che può predilire, magari è più forte sul colpo di testa e uno magari è meno forte, ecco, lì, quelle sono proprio le caratteristiche. Uno ha un dribbling molto più micidiale e uno magari molto meno, cerca il fraseggio, una cosa, ecco, quelle sono proprio le caratteristiche, diciamo, del calciatore, del pilota, in ogni sport, ecco, ci sono le cose, questo ho voluto specificare. Lui ha sempre, la Red Bull gli ha sempre permesso, cioè gli ha sempre permesso, gli ha sempre dato una monoposto con un retrotreno molto fermo, che lui lo amava molto. Leclerc invece lo soffre molto meno, lui preferisce, come ho detto prima, una guida anteriore. Lui adesso probabilmente... Rory Byrne. Era Byrne, pertanto nessuno. Voglio dire, adesso qui in Racing Point chiaramente ci sarà da capire come verrà settata, diciamo, a posto. Poi c'è anche un'altra cosa, che Racing Point adesso avrà la macchina di quest'anno, toglierà il nero, metterà il rosa, non so, no, forse non terranno più il rosa, però come Aston Martin probabilmente sarà più rosa, un altro colore, ma cambia colore, ma il risultato è sempre quello, sicuramente la macchina. Ecco, però Marco, con te volevo appunto parlare anche di Red Bull, visto che abbiamo agganciato il discorso dei successi di Vettel proprio in Red Bull. A quando lo step per
quantomeno provare a raggiungere di più la Mercedes. Quando riuscirà a mettere insieme il telaio col motore, perché quando si fa di telaio non salta il motore, quando va il motore salta il telaio, cioè non sono ancora riusciti ad equilibrarla. Solo in lei, la prima gara si equilibrata, era a casa loro in Austria, e quindi la macchina era già pronta. Dopo se ne è andato un po', però dopo è calato il motore, perché una volta il problema elettrico, un'altra volta è saltato, quindi anche lì la onda è un'onda, ecco, va su e giù. Quindi il telaio per me, quello lì è sempre, è credo il miglior progettista che ci sia negli ultimi anni, e quindi il telaio c'è, manca il motore. Si alterna. Ieri Verstappen ha fatto una gara abbastanza di contenimento, però ha fatto il giro veloce, quindi vuol dire che la macchina c'è anche, però non c'è nella durata. Devono sopperire a questa situazione, cioè di equilibrare. Hanno poi un Albon lì che ha degli alti e bassi, quindi non aiuta certo. Si parla già di Gasly l'anno prossimo. Rientra, cioè, i soliti scambi che hanno fatto. Hanno avuto anche dei problemi, sì, certo, di affidabilità, esatto. Perché ovviamente l'affidabilità deve andare a pari passo con le performance del Power Unit. Pertanto cosa succede? Gli ingegneri, nel momento in cui cerchi le performance, è chiaro che il gradino aumenta, va a scapito anche dell'affidabilità, perché ovviamente aumenti i giri, chiedi a tutte le componenti del Power Unit, chiedi più prestazioni. Sì, durante un Gran Premio magari ci può anche stare, però è ovvio che il Gran Premio dopo, quel tipo di sollecitazioni che sono state fatte di più perché hai chiesto più performance, possono andare a propagarsi, bravissima, è proprio il termine esatto, a propagarsi su parte di alcuni componenti. Potrebbe succedere l'air, potrebbe avere il pacco batterie che possa avere problemi. Abbiamo un centinaio di componenti, di variabili, sono tanti, che possono succedere. Fattori. In effetti, ecco, può succedere anche una piccola cosa, quando a volte si parla, ad esempio, di un bullone, di un valore di 0,50 centesimi, magari che si è allentato, che magari devi parcheggiare la monoposto perché si è allentato un bullone di 50 centesimi. Sono tante, diciamo, le variabili che possono succedere. Una cosa. In effetti la ricerca delle performance, ma non vale solo per la Honda, perché la per tutti, la ricerca delle performance è stato così, in Formula 1. È l'equilibrio. Trovare, ecco, proprio questo diciamo, equilibrio, che in alcuni Gran Premi puoi tentare durante il Gran Premio di alzare le cose, ma nel frattempo nel remote garage gli ingegneri devono tenere controllati quei famosi grafici proprio per capire che gli equilibri motore, aerodinamica e telaio. La Ferrari è quella che manca di più, adesso anche il motore, però era l'aerodinamica la cosa più. Sì, non hanno la galleria, adesso stanno mettendo il piede nella galleria del vento nuova, cioè il simulatore nuovo. Però sono anni che vanno avanti, o non sono capaci di usare lo stesso simulatore, o prendo sempre degli abbagli. Perché io torno a ripetere, il grosso guaio della Ferrari è stata quella di non poter usare le piste. Vedi Mugello, vedi Fiorano. Sì, sì. Quello è stata la cosa peggiore. Perché lì la macchina la vedi, la senti. Simulatore è una cosa. È un altro discorso, sì, ne abbiamo ahimè parlato più volte in merito a questo. Cioè, il Bobby che fa il giro di presentazione del Gran Premio, fa il miglior giro sul simulatore, tanto lui mette giù il piede. Anche qualsiasi, non dico che fai il giro veloce, però se tu sulla pista sbagli la curva vai a sbattere, lì non sbatti, e quindi sono cose che, e lì manca, adesso vedremo questo. Bene, io adesso con te Mario volevo parlare anche di quello scoop che già avevamo anticipato nell'ultima puntata di 20.000 giri in merito al rilevamento delle quote di Mercedes da parte del main sponsor, dello sponsor principale. C'è qualcosa di vero? È trapelata qualche informazione in più? Oppure ancora c'è questo alone di mistero? È ancora tutto, penso, le ultime news, rumor o quant'altro, dicono che
riepiloghiamo velocemente quanto è lo sponsor, il main sponsor, il principale, questo Ineos di Mercedes, sarebbe pronto, la dirigenza sarebbe pronto a liberare il pacchetto della scuderia Mercedes con un con 700 milioni di dollari. Ricordiamo che il pacchetto è diviso in tre fasce. 70% lo detiene la scuderia Mercedes, 60% scuderia Mercedes, 30% delle quote li detiene Toto Wolff, il team Prisma, e 10% le deteneva il povero defunto Niki Lauda, che ora ovviamente, essendo morto, sono passate per regolamento, passano direttamente alla casa passata. Sono 70-30, ecco, se volevo essere, sono 70-30, 70 scuderia. Si parla, si dice, ecco, questa dirigenza avrebbe spinto per riuscire a rilevare, diciamo, la scuderia. Qui ovviamente gli intrecci sono molti, vale a dire ci sarà da capire se la Mercedes vuole rimanere in Formula 1, ci sarà da capire anche Toto Wolff, diciamo, cosa vuol fare. Lui era candidato anche a quel famoso e prestigioso posto che poi invece ha preso Domenicali, ex team principal della Ferrari, che è stato, adesso è ex presidente anche della Lamborghini, che in pratica è il CEO, che è l'acronimo di Chief Executive Office, e mirava molto Toto Wolff, ma la Ferrari aveva posto il veto a Toto Wolff in quanto sarebbe stato, diciamo, un conflitto di interessi, vale a dire che usciva da una scuderia per prendere poi una presidenza di Liberty Media, una cosa. Domenicali sì, è un ex, però è un ex da molti anni oramai, vale a dire che nel mondo della Formula 1 ovviamente non c'è più, pur stando aggiornato, però voglio dire, ecco, non ha più e non ha più nemmeno legami con Ferrari, perché ovviamente era il Lamborghini. Beh, pertanto, ecco, staremo a vedere, perché diciamo che questo è un periodo di fermento, voci che si rincorrono di là. Ci vorrà, probabilmente bisognerà capire, il 2021 di sicuro sarà decisivo, perché poi nel 2022, cambiando il regolamento, qualcosa potrebbe anche decidere che la Mercedes potesse ritirare rimanere in Formula 1 fornendo magari i motori. Ma vedremo. Io intanto ringrazio i nostri ospiti in studio, Mario Zucchelli e Marco Iori, grazie mille per il vostro contributo, e a tutti voi auguriamo una buona serata. E ricordiamo il Gran Premio prossimo, tra 15 giorni, Gran Premio di Germania sul circuito di Nürburgring. Ok, abbiamo terminato. Buona serata a tutti.